Benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Cominciamo parlando della festa della Toscana in programma questo martedì 30 novembre, perché tutte le principali iniziative che anche noi su RTV 38 seguiremo con dirette speciali sono state illustrate e presentate proprio in Palazzo del Pegaso. La Toscana ha scelto di stare dalla parte dei diritti, delle libertà, dell'accoglienza e del rispetto dell'essere umano da 235 anni. Per celebrare questa scelta e per rinnovare l'impegno, attualizzandolo ai tempi che stiamo vivendo, l'edizione 2021 della Festa della Toscana ha come tema principale la lotta ai linguaggi d'odio. Una festa che accenderà tutta la regione di bianco e rosso, colori con cui verranno illuminati oltre 100 palazzi e monumenti più importanti sul territorio. Tante le iniziative in programma questo martedì 30 novembre. Si partirà alle 9.30 con la visita del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo assieme al sindaco di Cascina Michelangelo Betti sulla tomba di Gregory Summer, un cittadino americano condannato a morte che durante gli ultimi mesi di vita aveva avuto uno scambio epistolare con gli studenti di una scuola media proprio di Cascina. Alle 11 si terrà al cinema La Compagnia di Firenze la seduta solenne del Consiglio regionale. Dopo la lettura dei saluti della senatrice a vita Liliana Segre e l'introduzione del presidente dell'Assemblea regionale, sono previsti gli interventi del presidente di Amnesty International Italia, Emanuele Russo, e della direttrice dell'Istituto Dir Polis della Scuola Sant'Anna di Pisa, Gaetana Morgante. La seduta verrà conclusa dalle parole del presidente della regione, Eugenio Giani. Poi tutti i gonfaloni in corteo si recheranno alle 13 verso la Ringario di Palazzo Vecchio, dove il presidente Mazzeo consegnerà ai sindaci la bandiera della regione. Nel pomeriggio alle 15 è in programma, sempre al cinema La Compagnia, il convegno La Toscana che non odia, durante il quale verrà sottoscritto, prima regione in Italia, il manifesto per la comunicazione non ostile. La conclusione della giornata, alle ore 21, sarà al cinema Stenzen, dove si terrà la proiezione in anteprima italiana del film Il male non esiste, che affronta il tema della pena di morte e delle sue conseguenze sulla vita delle singole persone in un contesto, quello iraniano, già di per sé assai particolare. Il film ha vinto il Festival di Berlino nel 2020 senza che il regista Mohammad Rasulov potesse ritirare personalmente il premio a causa di restrizioni politiche al suo visto, ed è tuttora un film a cui il regime non permette di circolare in patria. La Toscana è stata e sarà terra di diritti. Noi con questa iniziativa, nel ricordare l'abolizione nel 1786 della pena di morte da parte del Granduca Leopoldo, vogliamo però attualizzarla, vogliamo fare in modo che oggi un tema molto serio, che è quello della violenza, del linguaggio d'odio in rete, possa avere la stessa dignità e attenzione che abbiamo dato a tante iniziative a sostegno dei diritti più in difficoltà, dei diritti che oggi devono essere il segno e il carattere distintivo sempre di più della nostra regione. Saremo la prima regione d'Italia a sottoscrivere il manifesto delle parole non ostili. Diremo con forza che la Toscana è una terra che non odia. Non lo faremo da soli come Consiglio regionale, lo faremo insieme ai sindaci, lo faremo insieme alle scuole, lo faremo insieme alle associazioni. Questa è una festa di tutti i cittadini e di tutte le cittadine della Toscana e vogliamo davvero continuare questa grande campagna di sensibilizzazione che è iniziata nelle scuole portando la Costituzione, sui temi della legalità, sui temi della violenza e dell'odio in rete. In gioco ci sono i valori fondativi della nostra regione e vorremmo trasmettere, specialmente alle generazioni più giovani, che l'impegno in politica di tutti, indifferentemente dai colori politici, è quello di sostenere le battaglie per i diritti e di fare in modo che la Toscana sia sempre dalla parte giusta della storia. Sì, una Toscana che non odia, che nel 1786 era in grado di determinare amore, di fare cambiamento, di abolire la pena di morte, di credere sulla persona, sulla rieducazione della pena. È una Toscana che quindi si rinnova, che nei secoli sta in grado di rinnovare, di cambiare, e oggi ancora di più noi abbiamo il dovere e il compito di tramandare questi che sono i nostri valori, la nostra cultura. L'ufficio di presidenza guidato dal presidente Mazzeo ha voluto una festa importante
dopo 2 anni in cui anche il Covid ha limitato la nostra azione nel rispetto delle regole, sarà un evento importante che dimostrerà come nuove forme di violenza, di odio, che molte volte si scatenano nei social o nei linguaggi, possono determinare dei danni o infliggere, diciamo, dei problemi molto seri alle persone. Da parte nostra una sensibilizzazione in questo tema, il coinvolgimento delle istituzioni, ma soprattutto una Toscana che è in grado di mantenere fede ai propri valori, ai propri principi e che rinnova, li tramanda nei secoli. La festa di tutti i toscani. Tant'è vero che parteciperanno numerosi primi cittadini della Toscana, cui verrà data, su mia idea, la bandiera della Toscana. E poi sfileranno per arrivare fino a Piazza della Signoria con la sfilata dei gonfaloni, che sarà un momento molto toccante, molto partecipativo, proprio per dire che la Toscana sta ripartendo tutta, insieme con le amministrazioni locali, insieme con le istituzioni regionali. Il tema è stato un tema condiviso, perché siamo particolarmente orgogliosi che il Granducato di Toscana sia stato il primo Stato al mondo ad aver abolito la pena di morte, e deve continuare l'impegno oggi con la lotta contro le parole d'odio, che possono colpire chiunque, e per questo devono trovare l'impegno di ciascuno di noi e per combatterle. Parliamo anche di un altro tema che in questi giorni è molto d'attualità: la violenza di genere. Tutte le iniziative, in questo caso per combattere il fenomeno, con una Toscana e un consiglio regionale sempre in prima linea. In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la Commissione regionale Pari Opportunità ha presentato in Palazzo del Pegaso la campagna di comunicazione per il contrasto a questo fenomeno. L'obiettivo è diffondere in modo capillare la conoscenza del 1522, il numero unico per denunciare. Non è soltanto una campagna per promuovere il 1522, ma è una serie di iniziative fatte assieme alla grande distribuzione. E l'elemento importante è che tutta la grande distribuzione presente in Toscana si è attivata contro la violenza contro le donne. Questo è un elemento importante perché la capillarità con cui può arrivare un messaggio mandato all'interno dei negozi della grande distribuzione è un elemento che serve a tutte le donne che sono vittime di violenza. Quindi l'obiettivo è sicuramente quello di amplificare il numero 1522, il numero appunto che tutte le donne che sono vittime di violenza o di stalking possono accedere per chiedere aiuto, ma anche lavorare affinché queste cose non accadano, e quindi costruire all'interno delle strutture, dei negozi, della grande distribuzione, formare del personale affinché sia una sorta di sentinella antiviolenza, cioè riesca a comprendere le persone, spesso persone e donne fragili, che sono in quel momento vittime di violenza. E le donne possono trovare nelle persone che magari conoscono, perché quotidianamente vanno a fare la spesa, a comprare il pane, un appiglio per poter chiedere aiuto. Quindi la possibilità di lavorare assieme alla grande distribuzione fa sì che l'aiuto alle donne sia ancora più forte, più profondo e, ripeto, il messaggio sia più capillare. In questo modo riusciamo a raggiungere più donne possibili, e più donne possibili in maniera forse anche più naturale che andare, per esempio, in una stazione dei carabinieri, possono finalmente chiedere aiuto. L'impegno di COP si è concretizzato in 2 diversi progetti. Il primo, quello di diffondere il più possibile il numero unico antiviolenza e stalking, il 1522, che, come è stato ricordato, ma non ci stanchiamo mai di dirlo, può essere chiamato 24 ore su 24 da tutte le donne che si trovano in situazioni di violenza e che hanno bisogno di aiuto. Quindi il 1522 è stato stampato su tutti gli scontrini emessi in questo periodo, è stato diffuso a punto vendita con pannelli, è stato inserito all'interno dei bagni dei supermercati Coop, per appunto essere accessibile alle donne nella situazione di quotidianità che è il fare la spesa, l'andare al supermercato. Oltre a questo sono stati donati 80.000 euro che in questi 12 giorni, dal 13 di novembre al 25, sono stati raccolti, indicati, diciamo, dai consumatori che, comprando una bottiglia d'olio extravergine d'oliva, hanno così donato un euro
per i centri antiviolenza della Regione Toscana. Il sostegno ai centri antiviolenza deriva dal fatto che c'è necessità di aiutare le donne non solo il 25 novembre, ma di far sì che l'aiuto, il supporto sia garantito tutto l'anno, e quindi anche non solo la sensibilizzazione all'utilizzo del numero e al problema, ma anche un aiuto concreto appunto in termini economici a chi tutti i giorni, alle operatrici nella maggior parte dei casi dei centri che concretamente sono sul territorio. Anche il Corecom della Toscana, per celebrare la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ha organizzato un convegno sul tema del linguaggio d'odio e della discriminazione di genere. Il Corecom, tra le sue attività, c'ha anche quella di studiare, ragionare, riflettere sull'uso delle parole, sul linguaggio. Lo stiamo facendo per esempio nel mondo giovanile, abbiamo fatto un'iniziativa sul rap, la faremo ora proprio sul linguaggio dei social. Ci sembrava importante e significativo che nelle giornate in cui si ricorda e ci si impegna tutti, speriamo, per la combattere, che poi è una battaglia culturale, la violenza non solo culturale, la violenza sulle donne, di ragionare sulle parole d'odio. Il giornalismo, la politica, le istituzioni, la scuola, spessissimo si costruisce con un uso improprio della parola dei mostri, delle situazioni. Pensiamo per esempio a quello che è stato il videomessaggio di qualche mese fa di Beppe Grillo per difendere suo figlio. È stata l'apoteosi della violenza contro le donne, fatta da un comico, da un intellettuale, da un personaggio della politica. Questo sta a significare come appunto dobbiamo intervenire sulla cultura, sulla scuola, e allora è necessario, secondo me, che le scuole inizino davvero con una educazione dei sentimenti, perché questo è il tema. È stato molto importante e bello essere qui oggi, perché siamo partiti da un carillon di voci, sono tutte frasi che forse ci siamo sentite dire nelle nostre pareti domestiche, all'ufficio, quando il nostro collega per le stesse mansioni casomai guadagna più di noi inspiegabilmente. Una violenza un po' sottile, più silenziosa, che non assomiglia a un orco brutto con gli occhi verdi, ma alla quale dobbiamo cercare di fare attenzione. E poi ho letto un frammento del libro di Nicoletta Verna, edito da Einaudi, Il valore affettivo, che invece coglie proprio quella violenza sui modelli di rappresentazione femminile che noi vediamo rappresentati al cinema, in televisione, in pubblicità, e con i quali le donne di 40 anni come me, ma non solo, ci fanno i conti tutti i giorni, quando aprono un giornale, quando montano su un autobus o quando vanno a vedere l'ultimo film nelle sale. Quindi ho cercato di individuare questi messaggi più sottili, più subdoli, ma che ci fanno compagnia tutti i giorni. Le donne sono il bersaglio preferito proprio per questa disparità, per questa simmetria di potere che non viene, come dire, non viene accettata dall'uomo, no? Per questo meccanismo patriarcale che resiste, insiste e che, non trovando giustificazione da nessuna parte. Quello che mi preme sottolineare è che purtroppo sono spesso le donne che mantengono loro stesse hanno interiorizzato questa subalternità, questa ancillarità, per cui finiscono poi per, come dire, spesso non denunciare, proprio perché entrano pienamente in questo contesto di inferiorità, lo introiettano in qualche modo. E con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui. Vi ricordo però che potete sempre restare aggiornati anche online tramite il sito www.consiglio.regione.toscana.it su tutti i principali temi trattati dall'Assemblea regionale. L'appuntamento è per la prossima settimana, ovviamente sempre su RTV 38. Arrivederci.